beni culturali sono siti, e poi anche cerchiamo di premiare i progetti che hanno veramente una forte partecipazione da parte dei ragazzi, perché sono loro i protagonisti, sono loro che devono avvicinarsi al patrimonio culturale, però essendo loro i protagonisti della valorizzazione di questo patrimonio. Rinnovare il rapporto tra il patrimonio culturale e i giovani non è cosa facile, perché chi opera nelle istituzioni culturali sa bene che i giovani, soprattutto quando escono la valutazione che leggiamo dalle vostre schede, che poi ci servono.
sinfonia, che può essere comunque già una cosa interessante, è che proprio molti progetti portano la, questi ragazzi riescono a portare la loro cultura all'interno del progetto arricchendolo. Quindi quello che voglio dire io è che insomma noi ci sentiamo molto soddisfatti, perché ci sembra che effettivamente diamo gambe a quella raccomandazione dell'UNESCO che dice che tutti devono essere messi in grado di partecipare alla vita culturale del proprio paese. Ora finisco con i ringraziamenti. So che certe volte sono un po' noiosi, però sono doverosi, perché questo è un progetto che è davvero molto è corale da tutti i punti di vista. Quindi devo ringraziare chi fa i progetti, gli operatori culturali, gli insegnanti, i dirigenti che vi sostengono e voi ragazzi, perché naturalmente siete il perno del progetto, altrimenti questi non si potrebbero fare. Devo ringraziare i nostri partner, che in questo caso sono l'Ufficio Scolastico Regionale, il MODE, il Museo Officina dell'Educazione dell'Università di Bologna, che ci aiuta moltissimo nella documentazione dei progetti in itinere, e l'Assemblea Legislativa. E naturalmente devo ringraziare chi all'interno di queste istituzioni lavora moltissimo, e sono anche i nostri colleghi. Qui avrete modo di vedere colleghi che sono che saranno in modo di presentarsi, ma ci sono colleghi che sono nel back office, che comunque diciamo senza di loro il progetto non si potrebbe fare. Quindi citerò solo quelli che sono qui in sala e che non avrete modo di conoscere personalmente, che sono Ivano Assini, che è la segreteria organizzativa del concorso. E poi c'è Beatrice Orsini, che sta dando un impulso fortissimo al nostro sito internet, per cui noi avremo nel nostro sito internet tra poco tutti i vostri prodotti finali visibili e quindi tutti collegati tra loro, che è un lavoro di visibilità, diciamo, per i vostri progetti molto, secondo noi, molto importante. Francesco Antisano, che è il nostro tecnico che ci segue sempre in tutte queste cose, Alessandra Cevedini della nostra amministrazione. E poi ovviamente devo dire anche un ringraziamento ai dirigenti del nostro istituto. Abbiamo